passiamo a Bunker Builder Simulator, altro simulatore qui, altre chicchette. In questo caso si tratta di Prologo, gioco che uscirà sempre quest'anno, ma oggi lo andiamo a provare insieme, vediamo se ne varrà eventualmente la pena quando uscirà. Su quei simulatori, se costruisci un bunker, fai cose, proviamo. Questo, come detto, è il Prologo. In linea teorica pare che l'italiano c'è e pare che funzioni anche. Dovrei abbassare la telecamera per gli obiettivi, sì, ma per farlo devo fare un fottuto casino. Faccio così. E poi non la sposteremo mai più nella vita, perché sennò... Ok, vai. Allora, interagisci con il laptop per selezionare una missione. Perfetto, dobbiamo costruire bunker, signori, perché la situazione è critica. Guarda qua, guarda, vedi? Vedi? Queste regioni? Questi si stanno a scannare tutti e quindi dobbiamo fare i bunker. Allora, FOB piuttosto ampio, così almeno molto, molto ampio. Ma noi siamo proprio a casa con una lavagna sporca. Cosa facciamo? No, vabbè, facciamo prima il laptop. Che... Allora, abbiamo l'introduzione con il tutorial, ci dà $2000. Possiamo fare il tutorial? Direi di sì. Impara i rudimenti della costruzione di bunker. Vabbè, accettiamo. Vediamo come si costruiscono. Maledetta allergia. Allora, così ci muoviamo. Va bene. Vai allo scaffale e prendi la pala. Vai, la prendiamo con... Scava una buca nel luogo indicato. Ok, giustamente. Allora, aspetta che la mettiamo precisa. Sapim. Deve essere profonda come dici tu o andiamo a piacere? Ok, penso di avere la pala piena. Aspetta, menu tab, annulla strumenti, resetta posizione. Scava una buca. Ok, e dove la butto la terra, buon uomo? È più quella che abbiamo tolto, non che quella che abbiamo lasciato, ma ci può stare. Siamo andati anche un po' lunghetti, ma... Yeah. Facciamo il bunker da un lato e la collina dall'altro. È tutto calcolato. Sì, solo che... oddio, effettivamente sto coso blu non è che te... Te intrippa un attimo le misure, perché... Misura è la prospettiva, in realtà, però... Va bene. Però piano, eh. Qua ci accumuliamo il terreno scavato. Stiamo freschi nel bunker qua. Scusa, non potevi usare gli esplosivi, tanto. Noi in tutti i simulatori vorremmo più esplosivi, comunque, diciamolo. Uno, selezioniamo la mano. F per aprire il menu circolare. Seleziona modalità posizionamento e gli elementi costruzioni. Seleziona il pavimento del tutorial. Posiziona per uscire dalla modalità costruzione. Allora, quindi andiamo in modalità modifica, modalità distruzione, modalità a piacere. Pavimento del tutorial, pavimento del tutorial. Ma scusa, questo sarebbe il bunker? Abbiamo scavato 2 centimetri. Com'è possibile? Ah, ma me l'ha messo là proprio così? No, aspetta, no, scusa. Va bene tutto, ma... Mettilo bene, pensavo potesse mettere poi altre pavimentazioni. Mettilo bene, allora. Centrato un po'. Apriamo il tablet. Acquista un asse. Presa. Comprata? Prendi l'asse. Tagliala, ok. Va bene. E devo metterla all'altro lato. Mi dice lui dove tagliarla. Prendi l'asse tagliata. Pure l'altra? No. E sì, l'ho presa. Che la lascio. Prendo l'altra. A posto. Quindi?
Si è bloccato l'obiettivo. E che cazzo ci devo fare con l'asse tagliata, mo? Buon uomo! Metti asse per usare il banco da taglio. Non mi serve il banco da taglio, ho già tagliato l'asse. Sposta il mouse verso il basso per tagliare l'asse. C'è un problema allora. Posiziona l'asse tagliata nella struttura del pavimento. Credo che ci sia un problema genere. Cioè, mi ha detto quattro cose diverse. Allora, lasciamo l'asse così. Poi riprendiamo l'asse. Vuoi che te la riposizioni qui? Vuoi che... Non lo so. Guarda, facciamo una cosa. Ricompriamo un asse. Partiamo proprio dalle basi. Prendo l'asse. La metto qui. Prendo questo. E la taglia. E questo è quello che ci ha fatto fa prima. Poi... Allora... Ma vattene a fanculo. Devo cliccare così a cazzo di cane. Ma cazzo, almeno evidenziamela, no? Ma dimmi tu, abbiamo preso una mezza asse e ci ha fatto tutto il contorno. Ma che te pare? Vaffanculo. Acquista due sacchi di cemento. Metti le mani. Non salta, eh? Vabbè. Prendi un sacco di cemento, betoniera e via. Metti il secondo sacco, betoniera. A posto. Insomma, eh. Sì, sì, attendiamo, attendiamo. Ci mancherebbe altro. Non lo so, non... E quindi o poi bunker non lo so, cioè, non per dire, rotto il cazzo, vabbè. Prendi il secchio, premi. Non sembra funzionare granché bene. Allora, il sound va bene. Niente. Non benissimo, non benissimo, possiamo dirlo. Non proprio bene. Attualmente non... dove clicco sulla betoniera qua che non funziona un cazzo? Vabbè. Secchio con cemento zero. Lo so, il cemento forse ce l'avevamo pure, ma non nel mentre si è seccato. Che merda, che merda. Già partiamo bene, questo era il tutorial. Questo era il tutorial. Vabbè, non facciamo il tutorial, basta, torna al menu. Nuova partita. Sti cazzi. Senza tutorial, tanto non funziona, quindi. No, introduzione, ordini piccoli. La richiesta... No, lo devo fare per forza? Ma vaffanculo, ma si è buggato il tutorial. Mannaggia Cristoforo Colombo. Vabbè, chicchette, sportive, già, e tu, però... certe volte pure certi cazzo di giochi di merda. Vaffanculo. E che cazzo. Ma scusa, ma ti pare che... Veloce, dai. Quattro cazzate. Che tra l'altro la betoniera comunque continuava ad andare
ad oltranza, se dobbiamo dirlo, eh. Ha finito. Vai, metti la mano. F menu circolare, vai. Pavimento. Chi è? Tablet, compra l'asse. Prendi l'asse, metti l'asse. Taglia la cazzo di asse. Prendi l'asse, fai il contorno. Prendi il martello. L'ho fatto, non basta? Te. Si è ribuggato tutto, apposta. Vedi? Poi simulatore. Alla fine quella chicchetta di prima era nettamente più sportiveggiante. No. Allora l'asse l'ho presa. Sì, premo sul banco da taglio, non ti preoccupare. Grazie Bassa, grazie mille per la resa buona. Grazie per i 14. No, ma il problema non è se che neanche ci arriviamo. Allora, prima ha funzionato con la seconda asse, eh? Almeno taglia pure questa, dai. Vedi? C'ha dei suoi problemi. Allora, già l'ho messo qua. Ok, adesso posso prendere il martello. Vai. Bravi tutti. Tablet. 1, 2. Uno. Due. Vai. Allora, adesso attendo che la betoniera finisca. Vediamo. Vediamo se funziona, eh. Attenzione. Cazzi, cosa di merda. Non funziona più niente qua. Non funziona più niente. Aspettiamo, che ci avete da fa? No. Cemento non si fa mica in un minuto, eh. Questo è un simulatore, quindi domani sarà pronto. Senti, intanto vi godete la musica, il panorama, i vicini. C'è qualche vicino? Sono solo case di persone che ci bombarderanno. Va bene, la spegniamo noi? Perché se attendiamo non credo che la finiamo qua, eh? Posso spegnere? Attenzione, momento cruciale. Attenzione. Bomba. E niente, signori, questo è quanto. Questo era Bunker Simulator, bellissimo, molto molto approfondito, tratta ogni dettaglio del bunker, soprattutto la parte iniziale te la vuol far capire bene, perché il pavimento va fatto bene, non è che fai il pavimento così, va fatto bene. E tutto sommato, gameplay bello, bel, grafica eccezionale, tutorial approfondito e molto ben curato. E musicano forte. E attrezzi, insomma, i pixel si vedono un po' così. 720p, credo, la pala. Il martello pure 720p. Il secchio 1080, si vede lo sporco, diciamo, ben curato lo sporco del secchio.
Il cemento, insomma, non saprei, lo vedo lì, ma credo che sia secco, quindi non lo so. La betoniera, ecco, da rivedere, eh? Da rivedere la betoniera. No, il pulsante verde è bello, sì, ma non... Non è il punto forte del gioco, secondo me, eh? Potevano farlo più verde, secondo me. E per il resto, le tavole pure, le tavole... Vedi, senti il sound della tavola? Tutto sound perché poi scompaiono. Cioè tu prendi la tavola, la lanci, fa tong e non la trovi più. E quindi che fai? Ne compri un'altra. Ne compri un'altra perché è giusto così. Provi a dare una badilata sulla betoniera per farla sbloccare. E la tavola però apparentemente non ce la fa, non ce la fa. Poteva farcela ma non ce la fa. Quindi noi la mettiamo qui con accuratezza e con estrema attenzione verso... Sapim! Bravi tutti, hai visto? L'avete visto voi il taglio? L'avete sentito? No? Perché è magia. Hai visto? Questo... Oh, bellissimo! Bello! Mamma mia, la fisica del gioco 9 su 5, guarda, mezzo punto glielo tolgo solo perché... Insomma, non lo so, non lo so. Credo che per il momento, più che un bunker, abbiamo costruito un tappeto per far giocare i bimbi. Questo un buon tappeto. Se non vi riesce il bunker, non vi preoccupate, perché comunque avete un tappeto molleggiato in cui i bambini si divertiranno tantissimo. Se poi mentre... fate giocare i bambini, gli lanciate anche le tavole di legno, vedete insomma chi salta di più, se il bambino, la tavola di legno o entrambi. Magari la tavola di legno sul bambino, non saprei. Questo. Vediamo il sacco di cemento, attenzione, il sacco di cemento potrebbe fluttuare in modo... Vedi il controllo? Guarda là, Pelé, attenzione. Attenzione, aspetta. Qui c'è, ce la giochiamo, attenzione. L'1-2 intervengono sulla fascia i pezzi di legno, che sono nettamente più agili comunque. C'è da dire che i pezzi di legno sono molto più agili. Non ce n'è per nessuno. I pezzi di legno, ecco, vanno migliorati un pochino. Vanno migliorati un pochino. A livello atletico potevano dare di più, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Diciamo, una triste storia quella dei pezzi di legno. Noi ci accontentiamo. Attenzione. Non vuole partecipare quel sacco di cemento. Ne compriamo un altro allora, perché è giusto così. Questo proviamo a metterlo nel cemento, no? Lancia dalla distanza, ma non va. Attenzione, guarda come corre. Allora, hai visto? È come quando tu tiri i legnetti, le pietre sullo stagno che fanno ta 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 ta. Guarda. Ta 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 ta, vedi? Bellissimo, bravi tutti. Questo aspetto molto curato, devo dire la verità. Qua hanno fatto un lavorone. Guarda. Quante volte è rimbalzato? Diverse. E quindi niente, signori, questo era Bunker, forse Bunker Simulator. Non ne sono sicuro, ma poteva essere... bel gioco. Forse lo è in realtà, perché ci sta. E nel mentre possiamo provare a vedere se la betoniera si è sbloccata. Attenzione, vedi? Ci voleva un po' di palleggio, signori. Voi non avete fiducia. La betoniera nel mentre stava a fare il suo. Ve l'ho detto, questo è un simulatore, dovete aspettare. Ok, adesso possiamo riempire la struttura con il... Oh, vedi, un attimo è stato... Adesso però noi, pignoli, controlliamo se la fisica del cemento è più cementosa. Guarda lì. È un bunker. Questo è fatto apposta. Se arriva una bomba, che fai? La sposta piano piano, la ferma e poi pa, te la butta fuori. Bellissimo. Ora, un cesso. Prendiamo un... No, il pavimento sbagliato. Il water, questo sarà il nostro bunker. Perfetto, così. Aspetta, il cacciavite.
attenzione. Bravi tutti. La precisione prima di tutto, la precisione prima di tutto, perché questo stiamo facendo un bagno. Seleziona info e premi termina missione per uscire dal tutorial. Vedi, l'avevamo praticamente finito il tutorial, cioè non è che... seleziona info e termina il tutorial. Tutorial bello, tutorial bello. Adesso proviamo a fare il primo bunker. Okay. Ordini piccoli. La richiesta di un amico. Attenzione. Un vecchio amico ha sempre voluto avere un piccolo bunker nel suo giardino. Ti ha chiesto se puoi costruirglielo. Chi siamo noi per dire no ai sogni di un amico, poi, tra l'altro. Allora, costruisci il pavimento. Fermi tutti, perché prima va scavato. Prima va scavato. Questo c'ha sto cazzo di bel... Ma la casa qual è? Questa? Questo c'è un... 1000 metri quadri di giardino. Una casa di... Che cazzo è? La rimessa degli attrezzi questa? Ma scusa, piuttosto allargati la casa, no? Vabbè. Chi siamo noi per... però esce bello profondo qua il bunker, giustamente. Poi facciamo un bel bunkerone di quelli da panico. Non usciremo mai più. Troppo profondo? Ma io non credo, sennò che cazzo di bunker è, scusa. È quello del tutorial che era una stronzata. Facciamo un bunker vicino al... cioè da questo lato, in modo tale che può essere sia bunker che passaggio per andare a derubare i vicini, insomma. Dipende dall'utilità che il nostro amico vuole dargli, insomma. Chi siamo noi per dirgli di no? È un amico. Tanto poi fatturiamo, quindi... Cazzi suoi. Ok. Tra l'altro il nostro personaggio c'ha anche la trazione integrale, perché sale in modo clamoroso. Bravissimo. Il mestiere del bunkerista. Sarà più grande il bunker che la casa, comunque. Probabilmente lui vuole il bunker per andarci a vivere, non per bunkerizzare. Stiamo a fare pure la cosa qua. Cazzo si chiama? Vabbè, per difendersi eventuale una barriera importante per gli attacchi da terra. Qualora i vicini iniziassero a bombardare, non si sa mai che oltre al bunker poi facciano un assalto dal giardino e si debba... Adesso alla fine ci dirà: no, ma non lo volevo là, lo volevo più in là. Molto fai tu. Perché il pavimento era pure bello grandicello, quindi due indicazioni non ce l'aveva date, cioè... Però dobbiamo allargare un po', perché mi sa che il pavimento è bello grandicello, quindi... Mamma, però che cazzo, a forza con una pala sola, che cazzo è una ruspa, non ce la potevi dare. Senti il sound, questa sarà sicuramente coperta da copyright, quindi non solo il gioco è curatissimo nei dettagli, come abbiamo visto, e per carità neanche una bestemmia, ma magari ci segnalerà pure il video, perché hanno speso tutto per la colonna sonora, mica per altro. Quello è il punto cardine su cui hanno puntato, non il gameplay, non altro. La musica. Bravi tutti. Allora, dobbiamo avere la base a terra, quindi dobbiamo scavare fin quando troviamo la base. Nell'altra zona l'ha trovata subito qua, vedete, questa qua grigia.
dobbiamo apparare un attimino per far entrare il pavimento. Vediamo se ci entra il pavimento. Non era così, ma era... Mettiamo le mani. Allora, pavimento, indietro, modalità, modifica, no. Istruzione, no. Deposito, fornitura, elementi di costruzione, mi scusi. Scala in calcestruzzo, attenzione. Pareti, pavimento. Pavimento, sì, ci sta. Non so se a questo punto... Doppio pavimento. Allora, il pavimento... No, il pavimento uno ne vuole, però, quindi va bene così, sti cazzi. Poi... Muri. Uno, due, tre e quattro. Aspetta che usciamo perché voleva... Poi la scala. Giustamente. Giustamente il cazzo. Allora fa una cosa, visto che... ma poi come cazzo usciamo? La parete. Metti la scala su. Ma non posso mettere il progetto, devo penso prima fare tutto, no? Vabbè, facciamo tutto. Io pensavo che almeno il progetto potevamo iniziarlo a mettere. Evidentemente no. Allora. Penso, dite che ci vuole il soffitto prima di fare la scala. Non era compresa, che è solo la scala quella che ci voleva far mettere. Dite? Non saprei, Sembrava... Quattro tavole? Capiamo, capiamo. Vediamo se prima il progetto e poi tutto il resto. Mettete tavole, dai, che ci rompiamo il cazzo, dai. Questa è l'ultima tavola, credo. Ok. Vai di martello. Vabbè, almeno iniziamo a fare qualcosa. Che cazzo è? Iniziamo a fare il pavimento. Anche perché il cemento, insomma, richiede 6 anni, quindi. A posto? Ha fatto tutti gli angoli? Siamo sicuri? Pare di sì. Aspetta, iniziamo a fare il cemento però, signori, perché sennò qua ce ne usciamo più. Allora, dove sta? Uno. Due. Ma ce ne posso mettere pure di più della serie? Facciamo più cemento che poi ci serve? No. Allora, di nuovo prima. Vai. Cementizza. E, vabbè, comunque proviamo. Tanto il... No, però il progetto poi ci fa andare pure la... Non lo so, onestamente. Qua bisogna pure capire, perché abbiamo capito che il gioco è, insomma, un pochino, diciamo che non è proprio punto forte il gioco. Il gioco non è il punto forte del gioco, quindi devo capire tiro la situazione. Allora, proviamo a fare l'altra parete. Che cazzo ne so, poi facciamo soffitto. No, proprio sopra non ci vuole niente. Anche perché poi non possiamo fare neanche, cazzo ne so, addile porte, deposito, forniture, tavolo, letto, acqua, sedia, lampada, deposito, forniture. Scusa, ma le porte, cioè della serie, non serve, perché giustamente sali da, entri da sopra. Ma se non mi fai mettere il soffitto o altro... Vedi, a me qua dà l'idea che sia completa. Pavimento, parete. Allora, il soffitto non si può mettere.
la scala, che sembra essere comprensiva di soffitto, comunque non si può mettere. Quindi onestamente posso fare in più. Biondo, hai fatto sto cazzo di cemento, dai. Proviamo a mettere le tavole ai muri. Vabbè che è un prologo, però cazzo, almeno l'avranno provato prima di metterlo su Steam sto cazzo di coso. Lo so che devo mettere prima i secchi col cemento. Allora, biondo, devi fa subito. Qua c'è una settimana per fare sto cazzo di cemento. Dai, rotti i coglioni, no? La madonna. Vai. È una settimana. Uscito il messaggio del servizio delle travi in acciaio. Dove è uscito il messaggio delle travi in acciaio? Giù? Richiede travi in acciaio. Vedete, bravi tutti. Allora prendiamo subito 4 travi in acciaio e poi ne riparliamo. Allora, vabbè, però noi qua comunque stiamo mettendo il progetto della serie. Pure le pareti, mo le ha messe con lo Spirito Santo. Però nel mentre mettile con lo Spirito Santo, poi capiamo. No? No, mi sa che ce ne servono molte di più. 4 mi sa che erano solo per un pezzo solo, possibile. Sta a fa proprio la struttura, quindi i muri non li fa di cemento, li fa solo, cioè solo, anche di travi in acciaio. Bravissimo. Qua sono soldi, Vabbè. Travi in acciaio è un attimo, Ci andiamo anche correndo e palleggiando soprattutto. Prendo milioni di dollari di tonnellate. In tonnellate di acciaio. Benissimo. Altre 3, Va bene. Attenzione, il bunkerone. Che poi tra l'altro questo ha chiesto di metterci un letto e il cesso, quindi capisco che bunker serve a quello, però che cazzo ne so, mettici un PC da gaming, schermo piatto, un frigorifero, condizionatore, ci sta. Ok, adesso ci serve la saldatrice. Andiamo a caso? A piacere? Come ti saldo? Così? Sì. Ma devo saldare... Quante cose devo saldare per sapere? Credo tante. Vabbè, qua me la fate vedere le saldature. E saldiamo solo quello? Questa non so quando l'abbiamo saldata, ma va bene, facciamo così veloce, basta che fai una passata proprio di sguincio e va bene. Posto qua, mettiamo la saldatina, ne due saldatine anche qua. A fare cose precise, invece basta che fai una sgommata e via. 4 tavole tagliate, quindi 4, 8, 12, 16 tavole tagliate. Stiamo freschi, pa. Leva questo. Almeno un bunkerino lo vorrei fare, mo per quanto... Cazzo, mi devo affondare ogni volta. Scusa, possiamo fare una cosa? Tanto questo ormai il giardino non è il suo forte, allora... una cosa, no? Scusatemi, faccio una passaggio un po' più comodo, perché sennò qua ogni volta, poi se vuole chiama pure il giardiniere, mo se fatto fa il bunker non può chiamare un giardiniere, una mezza discesina qua.
Buttaglielo qua e via. Ora, altro legname. Tacco, punta, vai. Sapim. Butta lì. Butta lì. Altro legname. Tac, tac. Sapim. Legname. Legname. Vai. Sapim. È un attimo, eh. Ok, tra l'altro tutto fatto da un uomo solo, un unico uomo che ti costruisce un bunker. Come se non ci fosse un domani, eh. Aspetta che mi servono un altro paio di tavole, eh? No, stavano là, vabbè, sti cazzi. Le tavole serviranno sempre. Bel bunkerone qua. Un po' alla volta. Certo, poi è un peccato, una tristezza metterci solo il letto e il cesso, però vabbè, ognuno il suo. Mi sarà costato milioni di dollari per andarci solo a cagare a dormire, no? Tanto chi cazzo de bombarda qua, dai, è una verità. Su, via. Quante ne mancano? Un'altra tavola qua e poi un secchio di cemento, che era. Sapim. Allora, il pavimento è stato buono. Qua il secchio di cemento, qua altro legname e poi quattro secchi di cemento. Dimmi che basta quello che abbiamo, perché sennò mi sparo, se lo dovevo rifare, che ci mette un'ora e mezza qua. Allora, un secchio qua ed è fatto. Secchio qua è fatto. Finito? Mannaggia la puttana. Secchio qua è fatto. E niente, dobbiamo rifare il cemento, signori. Tutto così veloce. Il cemento ci vuole veramente un anno e mezzo, però, eh? Non si fa mica così. Intanto tagliamo legname così a caso, intanto. Abbiamo tempo. Qua cos'altro possiamo fare? Un cazzo, niente. Là mi sa che dobbiamo per forza aspettare il cementino, eh. Questa, fammi capire, mo è solo scala o è... Non lo sapremo mai. Soffitto e calcestruzzo che qua ci fa aspettare, niente. Ci serve il cementus. Ci serve il cementus. No, il cemento non è che è sul legno. Questi praticamente fanno le cose in questo modo. E il cemento trae il legno. Cioè la struttura, il cappotto si fa di legno. E poi il cemento sta dentro, giusto per... Per tenerlo e fare la figura, la cassa. Però vediamo se lo finisce. Esatto, la cassaforma non mi veniva. Veniva la cassa da morto, ma non... Cassone, la cassa. Hai fatto? Bravissimo. Questa cosa è una merda, non funziona più. Tiè. Oh, a posto. Mo possiamo fare il soffitto, credo. Fattibile. Mo me devi far capire se questo compre... Ah, mo sì, vedi. E mo dobbiamo rifare tutto, naturalmente. Mo qua ci manca 3 travi in acciaio. Arrivo subito. 1, 2, 3. Pam. E... ci arrivo? Io non credo, però. Questo è un problema. Mi scusi, non abbiamo neanche un'impalcatura, quindi dobbiamo farlo proprio, le dobbiamo lanciare da... Dio Cristian, però... Dimmi te, io dico come cazzo mi metti qua. Dobbiamo andare molto a caso, cliccando in modo randomico. Bravi tutti. Adesso ci vuole il legno, no? Credo di... sì. No, il saldatore. Ah, bene. Potrebbe... Ah, no, non è un problema. Basta. L'ho saldato? No. Adesso sì, bravissimi.
Perché cazzo stai saldando? E niente, sta saldando a caso. E niente. Problema con la saldatura, ok. Bravi tutti, mo. Legname, eh? 4 pezzi di legno. Lo stava. Aspetta, arriviamo dall'alto. Sapim! Tipo Michael Jordan. No? Questo è un problema. Ok. Schiate di cemento. Vabbè, fino a quando è cemento io lo tiri dall'alto e via. Però. Allora, aspetta. Un'altra asse di legno. Sapim. Grazie Maximus, grazie per i 15. Grazie mille. Cemento, no? Secchio di cemento, 2. Dimmi che basta, non lo so, devi fare un'altra volta. Dai, lascio così, a dove dico. 1. Vai da qua, almeno una secchia di cemento al volo, cioè, gliela direi. Ti è? A posto. E mo devo capire come ci arrivo io là sopra per entrare, però, eh. È perché lui non salta, quindi... Cioè salta, ma insomma potrebbe essere un problema. Aspetta. Cerchiamo di capire se possiamo fare un ponticello, perché... O sembra una stronzata, ma non hanno previsto che noi poi non potevamo più salire. La terra non credo si possa rimettere. Penso faccia lui, perché qua, vedi, è molto meno quella che toglie rispetto a quella che tu puoi rimettere, credo. Oltre al fatto che non la rimette neanche. No. Ah sì, l'ha rimessa. Non si vede, ma apparentemente l'ha rimessa. E vedi, perché qua poi riscala una madonna di te. Cioè gli scava intorno. Quindi quella che togli non la rimette più. Quindi noi non saliremo mai più. Quindi credo che il cesso conveniva metterlo prima. Qua, per quanto vuoi mettere la terra, sta sempre allo stesso punto, eh. Quindi niente. Vabbè, niente, signori, questo è quanto. Il bunker non glielo riconsegniamo perché non abbiamo... Non possiamo mettere... Niente. Però, scusa... abbia pazienza. Proprio delle strutture... di sostegno per la nostra costruzione. No, eh. Qualora io volessi mettere uno scaffale per salirci sopra. No, eh. Deve stare per forza dentro. Vabbè, niente. Questo è il bunker. Se lo fanno loro, eh. E... No, non te lo fa fare perché prima non ce lo faceva fare il soffitto, figurati. Ma neanche il pavimento, perché il pavimento deve stare alla base. Ci ho pensato, ma poi effettivamente deve stare là. Deve toccare quella base, il pavimento. Vabbè, gliel'abbiamo dato, signori. L'abbiamo dato. Il tablet non ci facciamo granché, in realtà. E materiali principali, comuni, intermedi, avanzati addirittura. Va bene, bravi tutti, è andata così. A posto. Va bene, va bene. Questo era Bunker Simulator prologo, ma di certo non mi fa venire la voglia di giocare la versione completa quando uscirà. Devo dire la verità, devo dire la verità. E va bene, va bene. Una cozzaglia di cose, ma vabbè, ormai, come detto, i simulatori ne stanno facendo tanti, ma anche delle fermi tutti. Con quale attività sportiva è riuscito a fare questo balzo? Non usciremo mai più da qui dentro. Però va bene, bravissimo. Vedi, quando meno te l'aspetti, noi ce ne stavamo andando. Spam! Gliela ha buttata quando stava distratto. Bravi tutti. Allora, tu fai un cesso, lo puoi mettere pure qua, eh? Bravissimo. Vabbè, scusate, gli abito il cesso e poi ce ne andiamo. Tanto
benissimo così, E prima non gli è piaciuta l'azione evasiva da panico, questa volta invece sì. Letto, lettino, glielo piazzi qua, magari lato opposto del cesso, così almeno, vabbè, se caghi ti sfiati uguale, non è che, però un po' meno. Ok, gli montiamo anche il letto dell'IKEA, come è giusto che sia. E questo è quanto. Sì, la simulazione del bombardamento del giardino l'abbiamo fatta noi, naturalmente, perché è giusto così anche. Letto funziona. Altre viti, giustamente, perché non è mai abbastanza. No, vabbè, allora i simulatori ce ne stanno tanti, ne proviamo tanti, ormai lo sapete. A volte però ci stanno quelli che sì, sono un po' meno intriganti del previsto, perché sfruttano il momento del simulatore e fanno una cozzaglia di cose che poi alla fine fatta pure male. Grazie Nacronum, grazie per i 4, grazie mille. Anche perché in questo periodo veramente c'è stata una marea di cacate pure. Alcuni carucci, altri un po' bruttarelli, insomma. Metti pure una lampada, porello. Al centro no? Ah, proprio qua o qua? Bravo. Mo gliela avviti da qua? Sì. Volevo almeno vedere se non funzionano anche le viti, quindi aspetta, l'aveva preso da qualche parte il ok. Allora, se tanto mi dà tanto, dovrei cliccare qua da sto lato, che qua stava desincronizzato il coso. Vabbè, il lampadario se lo monta da solo, che cazzo gli posso montare pure il lampadario, andiamocene, va. Biondo, è completo. Vedi dal cazzo, via di sto bunker. Arrivederci. Vedi, nel mentre noi ci siamo comprati un po' di libri. E, signori, questo è quanto, come detto, questo è quanto. Diciamo che non... evitabile, evitabile. Questo è il prologo, per carità, ma non credo che la versione completa sia granché meglio. Mai dire mai, perché vi ricordate quel gioco che provammo in accesso anticipato, che gli avevano tirato un sacco di merda addosso, l'hanno rifatto completamente ed era spettacolare. Quello del muratore, che era Builder Simulator, una cosa del genere. C'è da dire anche quello, che c'è qualche sviluppatore che poi si accorge e prende spunto effettivamente da quello che gli dicono. Qua... se salva niente praticamente, però va bene. Bene, bene, bene.